Buonasera, allora, benvenuto all'avvocato Sergio Chiarenza, all'amico Sergio, anche lui mi ospita a Piazza Verga. Innanzitutto ti posso offrire qualcosa? Grazie. E allora, prego, si accomodi. Sì, grazie. Sergio, diciamo che siamo coetanei, io sono più vecchio, lasciamo perdere, sono dettagli. E da quanto tempo che fai l'avvocato? Io faccio l'avvocato dal 1982. Quindi da oltre 30 anni. Da 30 anni sicuro. E l'inizio, sai che possiamo, possiamo dire chi è stato e chi è tuttora il tuo maestro, no? Certo, l'avvocato Miano. L'avvocato Salvatore Miano, certo. E tu fai solo penale? Esclusivamente penale. Esclusivamente penale. Quest'amore del penale come nasce? È nato subito, perché io da piccolo diciamo che volevo fare l'avvocato, anche se in famiglia c'era soltanto mio zio che era avvocato, adesso non c'è più, è scomparso da poco. Io ho sempre amato il penale, ma da subito, per me l'avvocato era solo l'avvocato penalista. Non esiste per me una figura diversa. Un giorno ti racconterò la mia storia, ma non sono io l'ospite stasera. E quindi avete sempre avuto il problema dell'innocente, dell'errore giudiziario sempre, in agguato. Sempre. Come l'hai vissuta questa esperienza all'inizio? Come tutti i giovani, in maniera di curiosità all'inizio, molta curiosità, via via col passare del tempo e degli anni, è chiaro che poi ognuno di noi si crea un convincimento al di là di quello che è il processo, perché tu sai benissimo che una cosa è il processo e le carte processuali, una cosa è il tuo convincimento, e poi è diventato mestiere chiaramente. Processi che ti hanno lasciato un amaro in bocca, che ti hanno colpito. Ma penso che anche per te è la stessa cosa. Sì, è una domanda banale in effetti, ma la gente forse non lo sa. È una cosa normale che per noi che ci buttiamo a capofitto, e tu lo sai bene, che nel momento in cui tu abbracci il processo, lo vivi, lo sposi, cerchi di affrontarlo. Cosa prova un avvocato quando gli condannano un innocente, una persona che lui ritiene che sia innocente? Cosa prova? Sicuramente per me, io parlo per te, la mia esperienza, è sicuro di aver sbagliato in qualche cosa, perché per me non riuscire nel dimostrare l'innocenza del mio assistito e pensare di aver sbagliato in qualche cosa, non essere stato in grado di difendere veramente il proprio assistito. Questo rispecchia l'anima nobile che tu sei, certamente. No, dico, il problema, la mia domanda era più secca, però, per far capire a chi ci ascolta l'emozione che può provare un avvocato che ci crede nella sua professione. Sofferenza. Piena, sofferenza piena, tu ricordi benissimo processi di una certa importanza, l'attesa dell'uscita del collegio che ti legge la sentenza, per noi lì riusciamo a perdere anni della nostra vita in quell'attimo. Io conosco perché avvocati che non hanno il coraggio di assistere alla lettura del dispositivo.
E questa addirittura, ecco, questa, si va al di là, si travalica, no, beh, bisogna, dopo che tu hai fatto il tuo lavoro, ritieni di averlo fatto bene, devi essere lì a sentire quello che è il risultato del tuo lavoro. Bene, anche. Interrompiamo questi argomenti, sono sempre che stiamo facendo gli spot all'avvocatura in maniera incredibile. No, vabbè, ma è la vita di tutti i giorni. Quindi tu inizi negli anni Ottanta e te li fai tutti gli anni Ottanta, ovviamente. Sì, sì, sì. Per arrivare adesso, e poi nell'89-90 cambia qualcosa nel codice di procedura penale. Si stravolge. Si stravolge. Certo. Ecco, spieghiamo che cosa è successo, cosa il legislatore voleva che accadesse, non è accaduto, e cosa sta avvenendo adesso? Un cambiamento radicale. Un cambiamento radicale che doveva apportare uno stravolgimento nel processo penale che senza dubbio, io torno a dire la mia opinione, era fatto proprio per aiutare e venire incontro a quello che erano le esigenze del processo. Si disse non più maxi processi, non più ingiuste carcerazioni preventive, sì, vero? Sì, è stato sì, vero. Il risultato. Sono state soltanto delle affermazioni labiali, scusa se lo dico, perché sono rimaste così. Aspettative e basta. Non. Ma meglio adesso o peggio? Cioè, tu puoi fare un raffronto, sottolineo questo perché i giovani avvocati adesso non conoscono solo il nuovo codice, quindi non possono fare il raffronto col vecchio. Sicuramente poi tu hai messo da parte il vecchio, è vero che chi ha avuto a che fare prima e dopo può tirar fuori anche un certo giudizio e un può fare i paragoni. Il paragone, però è anche vero che noi siamo tenuti a osservare la legge, quella non c'è più, quella è cambiata, noi dobbiamo operare con quello che abbiamo e quello che il legislatore ci ha dato. Io questo paragone, diciamo, prima meglio, dopo peggio, peggio. Un esame va fatto perché il nuovo codice è giovane, però, ancora però, 24 anni per un codice ancora è piccolino, è però, giovanotto. Hai ragione. Però secondo me dare un giudizio così lapidario, prima peggio o prima meglio e dopo peggio o viceversa, secondo me non è corretto, non è giusto. Senti, io sembra che lo faccio apposta, ma poi finisce che ne parlo sempre. Enzo Tortora. Sì. Enzo Tortora viene arrestato, proprio tu ti eri laureato da un anno, viene arrestato nel 1983. Nell'84 inizia il processo, nell'85 viene condannato in primo grado a 10 anni di reclusione. No, noi alle date. Le date te le dico io. 85 viene condannato, dicembre 85 viene condannato, ottobre 85 viene condannato a 10 anni di reclusione. Nell'86, cioè l'anno dopo, autunno dell'86, viene assolto in corte d'appello. E poi nell'87 sì. Ci fu la sentenza definitiva della Cassazione che confermò l'assoluzione. Sì, sì, sì. Quindi in 4 anni, carcerazione, primo grado, secondo grado, sì. Cassazione. 4 anni. E non sono tempi lunghissimi. Ecco. Non sono tempi lunghissimi. Ecco. Rispetto ad oggi. Rispetto ad oggi non sono tempi lunghissimi. Quanto ci vuole per fare un processo in primo grado? Oggi, mediamente. Oggi purtroppo ormai i tempi si sono allungati in maniera impressionante e quindi questo non porta bene chiaramente al soggetto, no, che deve subire. A fronte di un caso Tortora che citiamo perché. Beh, il caso Tortora però è un caso emblematico. È un caso emblematico, ma era un maxi processo, non ci fu. Sì, erano mille, sì, sì. Mille ordini di cattura all'epoca si chiamavano ordini di cattura. Vero. Ora si chiamano ordinanze di custodia cautelare. Non c'è ipocrisia in questo cambiamento di terminologia? Ritorno a quello che ti ho detto prima, adesso si dice così, questo è quello che noi dobbiamo dire, è quello che dobbiamo osservare. Va bene, allora ritorniamo citando il caso Tortora. In 4 anni si chiuse la primo, secondo e terzo, sì, grado di giudizio. Poi però per esempio abbiamo casi, tanto per citarne uno, Bruno Contrada, no, che ha atteso 15 anni. Se mi pare te ne sei occupato tu. Io ho conosciuto Bruno Contrada che era già purtroppo condannato definitivamente. Sì, una parte finale. La parte dopo il novantesimo. No, ma ti dico, questi tempi così lunghi,
c'è qualcosa che non funziona. Ha funzionato, per esempio, il male della nostra giustizia. Non c'è più il giudice istruttore, che ne pensi di questa cosa? Sì, effettivamente questa figura del giudice istruttore, secondo me, si è sbagliato. Il giudice istruttore, a mio parere, ma lo spieghiamo alla grande, molto sommesso, alla massa, diciamo. A chi non è addetto ai lavori. Cioè, una volta c'era questo giudice istruttore. Il giudice istruttore, secondo me, svolgeva un compito essenziale. Quindi una persona veniva arrestata, spieghiamolo proprio terra terra. Una persona veniva arrestata e c'era un periodo che si dovevano fare delle indagini per avvalorare o meno l'accusa. Però era il giudice che seguiva. E seguiva queste indagini che portavano. Quindi avevamo un difensore, il pubblico ministero, il giudice istruttore. Questo giudice istruttore è stato cancellato. È finita. Quindi in teoria chi lo dovrebbe fare il giudice istruttore? Perché il periodo istruttorio c'è, si chiamano attività di indagine preliminari, ma insomma. Le attività di indagine le fa il pubblico ministero. Quindi il PM. Il pubblico ministero, tu sai benissimo che è l'accusa. Il PM è parte arbitro contemporaneamente. Non può. È una partita difficile quando c'è l'arbitro che gioca. Assai difficile rivestire i due ruoli contemporaneamente. E quindi questo è già un punto che stiamo segnando non molto a favore del nuovo codice. No. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sì. Quando iniziai io, ma credo che anche quando c'eri tu nell'82, perché poi fu proprio col caso Tortora che viene introdotto, il Tribunale della Libertà. Una volta il Tribunale della Libertà non esisteva. No. Una volta il pubblico ministero poteva spiccare i mandati di cattura. Erano proprio questi i termini. Esatto. Veniva spiccato, spiccato il mandato di cattura. Senza ipocrisia, oggi viene emessa ordinanza di custodia cautelare. Ok. A me pare, vorrei che tu mi correggessi, a me pare che però, non essendoci questa parcellizzazione di responsabilità, perché oggi il PM richiede, il GIP dispone, poi c'è il vaglio del Tribunale del Riesame. Sì. Quindi c'è una parcellizzazione di responsabilità, certo, che una volta non c'era. No. Una volta, guarda che brutta domanda che ti sto facendo, Sergio, una volta, secondo te, il PM, in personale di Catania, di Roma, di Milano, il pubblico ministero, non ci pensava 100 volte prima di spiccare un mandato di cattura? Allora, ora ingiuste carcerazioni preventive ce n'è di meno. Forse hai ragione proprio per questo fatto dell'introduzione di altri soggetti che devono vagliare sull'operato del pubblico ministero. Allora che cosa succede? Che il pubblico ministero cerca di essere veloce, e questo chiaramente già è una cosa negativa per uno che decide sulla libertà delle persone. E poi, il termine non è esatto, ma in maniera sommaria dice: c'è l'organo che può rivedere quello che ho fatto io. Ecco perché secondo me effettivamente si arriva purtroppo alla situazione attuale negativa. Tu lo sai, perché sei più preparato di me, che la Cassazione è dovuta intervenire per censurare i GIP che facevano copia e incolla. Parlane. No, va bene, è una cosa ormai risaputa, questo purtroppo. E come spiegarlo? Cioè, il GIP copiava integralmente la richiesta di ordinanza di custodia cautelare che faceva il pubblico ministero, magari cambiava la stampante. E questo purtroppo non andava bene, non poteva andare bene. Tra l'altro la Cassazione è intervenuta, ha detto che non si può fare, ma questa è una cosa è troppo logica. Il GIP deve ragionare con la sua testa, il GIP deve argomentare con quello che ha a disposizione, certo, leggendo anche quelle che sono le argomentazioni del pubblico ministero, ma non può prendere e ritagliare parti di quello che ha scritto il pubblico ministero e riportarlo nella bilancia. Nella fase dibattimentale è cambiato qualcosa? Ma nella fase dibattimentale si dice che la prova si deve formare a dibattimento. La prova si deve formare a dibattimento, si è stravolta questa situazione rispetto a prima. Ritengo che forse è un punto a favore da questo punto di vista, dovrebbe essere un punto a favore.
Però questo ti comporta l'allungamento del processo, perché mentre prima si raccoglieva tutto e veniva portato, adesso si deve formare la prova, si deve formare tutta il dibattimento. Ma io mi ricordo che per esempio veniva interrogato un maresciallo dei carabinieri, no? A dibattimento. E al maresciallo il giudice chiedeva: maresciallo, lei conferma il rapporto a sua firma? Ovviamente quello diceva sì. Oggi questa non si può fare più, no, questa domanda. E dopo 4-5 anni, da quelle che furono le indagini, dovrebbe ricordare le cose che ha fatto. E siccome spesso non se le ricorda, gli danno la possibilità di rileggere quello che lui ha scritto 4-5 anni fa. Allora, solo legge quando va bene. Ma dico, tutto questo avviene in maniera seria in un'aula di giustizia, ma non è una farsa. Giuseppe, io non voglio essere dei giudizi che possono essere così. Noi stiamo criticando il legislatore, questo penso che ancora sai, si può fare. Sai anche tu che spesso si dice il teatrino della giustizia. Tu parli di farsa, io ti dico teatrino. Insomma, se uno non si ricorda, però gli fanno leggere gli atti e quello li può ripetere perché sono atti a sua firma, li può tenere in mano e rispondere alle domande, tanto valeva, come facevo una volta, confermo il mio rapporto. E poi c'erano due o tre domande di chiarimento che facevano gli avvocati. Domande di chiarimento, per carità, c'erano prima, ci sono adesso, l'approfondimento non... Stiamo criticando troppo, hai ragione tu. Dimmi una cosa. Ora noi, superati i 50 anni, cominciamo a ragionare. Io dico sempre, si nasce incendiari e si muore pompieri. E speriamo di morire pompieri, sì, oppure terroristi, non lo so. Lo siamo già pompieri. Che messaggio ti senti di rivolgere ai giovani che vogliono intraprendere la carriera di avvocato, di magistrato? Bisogna abbracciarlo innanzitutto non come vado a fare l'avvocato, vado a fare il magistrato. Quindi non è uno sbocco occupazionale. No, non può essere. Chiaramente. Non si può considerare uno sbocco. Sai perché ti dico questo? Perché anni fa un figlio di un amico mio, 19enne, lo incontrai con suo padre, sono iscritto in legge, tutto contento, bravo, mi fa piacere. Sì, io voglio fare il pubblico ministero come Di Pietro. Non dissi nulla perché qualunque cosa avessi detto in quel momento però ci rimasi malissimo. Ci rimasi malissimo perché pensai, guarda che messaggio passa ai ragazzi. Sbagliato. Scusa, ti ho interrotto, stavi dicendo. No, per carità, è questo. O lo affronti come veramente una professione seria, ma la devi amare, perché altrimenti non. Non dico che deve essere il tuo scopo della tua vita, però per me è veramente, io avrei fatto solo l'avvocato perché io veramente ci credo e le difficoltà che vengono poste dai processi li approfondisco, cerco, lo vivo. Non è il mestiere dell'avvocato di andare a fare la causa, mi faccio la causa, poi mi faccio dare l'onorario, va bene, così campo, eccetera, eccetera. Non è questo. I ragazzi devono capire che è veramente possiamo usare un termine forte, è una missione. Sai, siccome lo dicono tutti, io questo termine non lo volevo dire perché parrebbe che uno si ripete o comunque prende delle frasi già dette, è una missione. Rispetto a 30 anni fa. Non è soltanto, fa, scusami se ti interrompo, non è soltanto il medico che ha una missione. Certamente. Forse anche l'avvocato. L'avvocato si occupa di creature umane. Sì, quindi. Sì, dico anche l'avvocato. Senti, rispetto a 30 anni fa, sì. 30 anni fa tu frequentavi questa piazza. Che non è cambiato molto. No, come logistica. La logistica no. Il palazzo, insomma sì. Non esisteva via Crispi, non esisteva il Tribunale di Sorveglianza. Il palazzo, la piazza, sì. Insomma, il palazzo è sempre quello. Ma infatti la domanda era un'altra. Nei corridoi, adesso, nelle aule, epidermicamente, con i colleghi e con i magistrati, rispetto ad allora, respiri la stessa aria o adesso è un'aria più pura oppure un'area un po' meno pura? Ti posso dire subito, un'area più pesante. Più pesante. E non voglio scendere in particolari. Sì, ma noi infatti non parliamo di particolari. Un'area in più generale, pesante perché? Viene spiegato per... Con i colleghi come va?
Lei che ormai purtroppo ahimè il numero ti porta anche a avere anche una difficoltà di conoscenza, perché sì è vero ci conosciamo tutti, ma è una frase fatta questa, ci conosciamo tutti, ci conosciamo 30 anni fa. Adesso non è più possibile dire ci conosciamo tutti, non è più. Ma al di là di conoscersi o non conoscersi, certe regole comportamentali. C'è un leggero decadimento. Perché? Non lo so, io vedo che nei ragazzi, non lo so, io ho avuto altro maestro. Ti faccio una domanda. Un maestro che. Tu come lo chiami l'avvocato Oniano? Allora, il termine nostro è mastro. Mi dai del lei? Sì, certo. Ma esiste che tu ti rivolgi? No. All'avvocato Oniano, che oggi penso che ha 80 anni, no? 80 anni li ha fatti quest'anno. Dandogli del tu e chiamandolo esiste, collega. Non esiste. Questa fu una delle prime cose che mi insegnò mio padre. Cioè, non dare mai del tu a un avvocato più anziano di te, deve essere lui più anziano a pregarti di dare, di dargli del tu. E questo va bene, il rapporto con i colleghi. Ma chi è uscito dal mio studio, perché già dei ragazzi sono usciti dal mio studio, mi chiamano... o avvocato o maestro. Sono quelle piccole cose che secondo me non è questo che fa la professione, però, no, però segnano il cambiamento di un'epoca, sì, sicuramente, perché poi tutto questo si riverbera nei rapporti formali professionali che avvengono nelle aule e nei corridoi, quelli che tu dici, nei corridoi della giustizia e poi con i magistrati. E con i magistrati cos'è cambiato nel rapporto fra l'avvocato e il magistrato di 30 anni fa? Tu giovanissimo ti ricordi il tuo maestro che parlava con i magistrati 30 anni fa e tu ora che parli con i magistrati 30 anni dopo? Guarda, io da parte mia il mio rapporto non è mutato molto, perché per me non c'è stato di sempre... Non parlo di te, c'è stato nei tuoi confronti. È chiaro che il mutamento c'è stato... Torno a ripeterti, io vedo purtroppo il termine declassamento, si può dire, una modifica in senso non positiva. Questo può dire tutto, è il salotto della libertà. E lo so, dico, capisco che possiamo dire tutto, però io non mi voglio ergere a critico da questo punto di vista, sono un modesto operatore. No, critico no, ma se abbiamo, ripeto, data l'età, sì, se abbiamo qualche suggerimento. La mia impressione è questa, che purtroppo... Cosa cambieresti? Ma sai, ci sono tante, come dicevi tu poc'anzi, tante piccole cose che andrebbero sicuramente cambiate. Certo, nel momento non mi viene di dirti questo o quest'altro, però effettivamente qualcosa potremmo farla. È chiaro che ognuno di noi, tu sei impegnato con la tua professione, io sono impegnato con la mia professione, con lo studio, eccetera, eccetera. Molto spesso ci vorrebbe un sacrificio maggiore da parte nostra per poter portare un contributo anche se minimo e poter cambiare questi rapporti. Però scusami, così non è, sembra che entro nel personale, in realtà no, perché sono discorso no, di ordine generale. Nel personale, per carità. Noi confidenzialmente stiamo prendendo un caffè insieme con tanta affettuosità reciproca, ma se domani mattina, come capita, siamo avversari, non ci guardiamo in faccia, facciamo il nostro lavoro. Questo è un messaggio di professionalità che noi trasmettiamo. Sì, ma deve essere così. Non faremo mai un inciucio io e tu. Assolutissimamente. Ma la gente, no. La gente questo deve capire, la gente non lo sa. Allora, guarda, questo purtroppo non è soltanto dovuto a noi, perché spesso noi sbagliamo, sicuramente, nel porgerci nei confronti di chi sta all'esterno. È anche un problema dovuto anche a quello che è i giornali, quello che trasmette la televisione, quello che sono anche gli stessi, è una cosa banale, i telefilm, fanno vedere l'avvocato come una figura non lineare, non cristallina, tutto sbagliato. È un messaggio che dai agli altri sbagliata. Quindi farebbe bene l'avvocato a girare nelle scuole come i magistrati, sicuramente. Farebbe bene a frequentare gli studi televisivi come i magistrati. Sicuramente. 30 anni fa, sempre quell'amico mio diceva, siamo tutti in libertà provvisoria. È così. E enfatizzava in maniera molto, molto negativa una data cosa. È cambiato qualcosa in meglio o in peggio? Guarda, così a buttarla giù sicuramente così. È cambiata in peggio, sicuramente, non in meglio.
c'è anche il cambiamento dei tempi. Quindi è legittima la sfiducia del cittadino, perché si vive questo clima di sfiducia totale. Il cittadino che vive all'esterno e che non conosce il mondo giudiziario sicuramente ha, per adesso, oggi come oggi, ha sfiducia. E ha sfiducia, come ha sfiducia nei nostri confronti, ha sfiducia poi anche genericamente nei confronti della giustizia in generale. Ha sfiducia anche nei magistrati, non soltanto nei nostri confronti. Secondo te i magistrati, che poi sono i nostri cugini perché hanno la nostra stessa laurea, penso che hanno la laurea in giurisprudenza, no? Ancora oggi, non è che hanno cambiato, hanno la stessa laurea, poi vanno a fare vanno a svolgere un'altra funzione. Chiaro, diversa. Diversa rispetto a noi. Tu cambieresti, noi tutto sommato credo che continuiamo, i più continuano a frequentare uno studio, andare dietro un avvocato anziano, è così. E piano piano imparano il mestiere, la professione. I magistrati invece sappiamo che con la laurea accedono a un concorso pubblico, se vengono il concorso hanno i poteri che tutti sappiamo. Cambiereste qualcosa in questo? In questo tutto. Cioè? Tutto. Io sarei dell'idea di far fare proprio pratica vera e propria. Quello che loro chiamano l'uditorato, che è un... Ma l'uditorato lo fanno dopo che hanno vinto il concorso? Sì, loro ritengono che l'uditorato basti, secondo me no, occorrerebbe invertire, ecco, prima avere un percorso di formazione in tal senso per i magistrati, così come avviene per noi. C'è speranza che prossimamente le cose cambiano. La speranza c'è sempre, altrimenti potremmo chiudere tutto anche oggi che stiamo parlando così, potremmo chiudere. Allora, fortunatamente possiamo dire che l'avvocato soffre di questa malattia chiamata ottimismo inguaribile, nonostante sì, tutto. Noi siamo. Meno male. Sì, e meno male. Sergio, è stato un piacere averti con me. Spero che mi torni a trovare qualche volta. Ti abbraccio. Ciao, ciao.